Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di regali di Natale. Sicuramente tra di voi ci saranno coloro che hanno già fatto tutti i regali di Natale, quindi hanno pensato per tempo, magari li hanno già impacchettati e messi sotto l'albero. Poi ci sarà la via di mezzo, chi ha comprato qualcosa ma ancora deve fare qualche acquisto. E poi secondo me ci sono anche quelli dell'ultimo minuto che non hanno idee, che devono ancora comprare tutto, che magari si ritrovano nei weekend a vagare per la città guardando una vetrina di qua, una vetrina di là e tornando puntualmente a casa a mani vuote. E quindi ho pensato di fare un video per darvi 5 idee regalo un po' originali, un po' innovative, ma soprattutto hanno una caratteristica particolare. Sono regali ecologici, aiutano a rispettare l'ambiente e la natura, quindi saranno sicuramente apprezzati anche per questo. Prima di entrare nel vivo, però, devo dire in tutta onestà che se io sto facendo questo video oggi è grazie a Riccardo del canale True Colors, perché grazie ad un suo video a me è venuta questa idea. Quindi io voglio lasciarvi giù in info box il link al suo video, al suo canale in generale, ma soprattutto ad un suo video particolare in cui lui vi farà vedere delle matite che io ho conosciuto proprio grazie a lui, perché non ne avevo mai sentito parlare. Quindi adesso io la metto come idea regalo numero uno, però sappiate che se io vi sto parlando di queste matite è grazie a lui che me le ha fatte conoscere, quindi andate a vedere anche il suo video. Quindi partiamo con l'idea numero uno, matite che diventano alberi. Sono delle matite particolari che hanno all'interno un seme. Quindi una volta terminate possono essere piantate nel terreno, coltivate e diventeranno un albero oppure una pianta. Ci sono diversi tipi di queste matite. Io su Amazon ho trovato soltanto la classica scatola di matite, mi sembra da 5 o da 6, poi ci sono anche quelle un po' più grandi, ma c'è un altro sito che vi lascio sempre giù in info box che vende queste matite singolarmente. Quindi se non volete averne troppe, ma volete regalarne una sola, potete acquistarle appunto singolarmente e credo che si possa anche scegliere il tipo di pianta o di albero che poi voi volete vedere crescere nel vostro giardino oppure nel giardino di qualcuno che ospiterà la vostra matita. Ed è sicuramente un regalo molto originale ed è anche utile perché le matite, soprattutto per chi va a scuola, per chi disegna, per chi le utilizza per vari scopi, sono comunque utili. E poi se sapete che questa matita diventerà un albero, aiuterà anche l'ambiente, è ancora meglio. Idea numero 2, orologio che funziona ad acqua, quindi senza pile, senza batterie, senza inquinare, vi basterà inserire dell'acqua in uno scompartimento specifico dell'orologio che per l'esattezza si trova dietro al display in cui voi vedete l'ora, andate a riempire d'acqua questo orologio e magicamente vi apparirà l'ora. Credo che possa funzionare anche come sveglia e la cosa carina è che se voi volete lasciare il coperchio aperto, potrete inserire all'interno di questo spazio con l'acqua dei fiori e quindi può diventare anche un piccolo vaso per la vostra scrivania. Sicuramente anche questo è uno di quei regali che potrebbe stupire. Idea numero 3, borraccia ecologica. In questo caso ve la mostro perché ce l'ho qui con me. Si tratta di una borraccia molto carina, ha un bellissimo design, semplice, raffinato, esiste in tantissimi colori e può essere utilissima per tutte quelle persone che necessitano di portarsi dietro dell'acqua. Quindi in situazioni di sport, a scuola, in ufficio, in viaggio, senza andare ad utilizzare le classiche bottiglie di plastica. Quindi secondo me questa può essere una bellissima idea regalo che è anche molto molto utile. Idea numero 4, dischetti struccanti lavabili. Questa è un'idea molto utile, molto originale, evitiamo gli sprechi ed evitiamo anche di spendere sempre soldi per i dischetti perché potrete lavarli e riutilizzarli. Secondo me questa è un'idea veramente utile. Io tra l'altro non sapevo che esistessero e adesso che li ho scoperti sicuramente me li comprerò. Idea numero 5, regala una stella. Questa è sicuramente una cosa diversa rispetto alle cose di cui vi ho parlato prima perché non è un regalo materiale, è un regalo simbolico.
Però ho voluto inserirlo nel mio video perché innanzitutto regalare una stella è ecologico perché non è un oggetto e quindi va da sé che è una cosa ecologica che rispetta l'ambiente e può essere davvero un'idea originale. Ci sono tantissimi siti sui quali voi potete acquistare una stella, quindi basta che voi mettiate su Google regalare una stella e vi verranno fuori tutti i siti possibili e immaginabili. Alcuni vi fanno il pacchetto regalo, alcuni vi mandano a casa il diplomino, la Stato, insomma, che dimostra che voi avete acquistato una stella, ma se volete essere proprio ecologici fino in fondo e non sprecare nemmeno la carta per stampare il diplomino, potete sempre riceverlo in PDF e quindi regalarlo in PDF, spedirlo magari alla persona alla quale lo volete regalare. Può essere, secondo me, un ottimo regalo da fare ad una persona che non potete vedere fisicamente perché magari è lontana. Quindi potete spedire in PDF il diploma con la stella che gli avete regalato e sicuramente riuscirete a stupirlo o a stupirla. Queste sono le mie 5 idee regalo ecologiche. Fatemi sapere nei commenti se voi avete magari altre idee regalo ecologiche, così chi guarda il video e chi legge i commenti può avere ulteriori idee. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.